Potrei. Io non si prova a cantare sono cinque. Diretta. Ok. Diretta. Allora, siamo in diretta, mi dicono. Di nuovo buonasera a tutti, benvenuti a Colle Sannita. Progetto Liminaria 2022. Allora, iniziamo subito con uno sguardo su chi va, chi torna e chi resta. Con Lorenzo Carangelo, coordinatore del progetto Torno Spesso. Allora, che rapporto c'è tra l'inesorabile processo di spopolamento delle aree interne e l'assenza di luoghi di produzione e diffusione della cultura? Esiste una connessione tra i due fenomeni? Torno Spesso è un progetto di ricercazione che analizza la relazione tra l'assenza di luoghi di aggregazione e le motivazioni sociali e culturali che portano, purtroppo, migliaia di giovani a lasciare il proprio paese d'origine e a tornarci sempre meno di frequente. A presentarci questo progetto abbiamo Lorenzo Carangelo in conversazione con il curatore di Liminaria, Leandro Pisano, a cui do il benvenuto a tutti e due. Buonasera. Allora, buonasera a tutti. Anzitutto vorrei insomma ringraziare l'amministrazione comunale di Colle Sannita, la Pro Loco di Colle Sannita rappresentata dal presidente Giovanni Colarusso, l'associazione Colle Sannita con l'Inetto, e sono stati veramente estremamente generosi nel voler ospitare questo workshop con Giovanni Candro, che insomma poi ci racconterà anche delle sue particolari connessioni con questo paese, perché insomma Gio è originario, insomma una parte della sua famiglia per linea di madre, la bisnonna è originaria di Colle, quindi per lui tornare qui, scoprire questo luogo, il luogo in cui hanno vissuto alcuni dei suoi avi, è stata un'esperienza particolarmente emozionante e intensa, quindi ci racconterà poi Gio di questo più tardi. Abbiamo però, insomma, Giovanni parlava del progetto Liminaria, che è un progetto di rivalorizzazione delle aree rurali, soprattutto nel meridione d'Italia, attraverso una serie di azioni culturali. Noi nasciamo nel 2014 tra San Marco dei Cavoti, Baselice, Molinara, Montefalcone di Valfortore e anche poi Ginestra degli Schiavoni, come appunto un progetto di interazione culturale con le comunità locali, quindi co-creato, co-costruito in maniera secondo delle dinamiche orizzontali e insomma con l'idea appunto che innanzitutto attraverso i processi di ascolto si possa in qualche modo si possano riscoprire i territori in cui viviamo e insomma Franco Cassano diceva riguardarli con occhi diversi, io direi riascoltarli con orecchie diverse. Ma Liminaria non è stato solo questo, non è stato soltanto un progetto di comunicazione attraverso il suono, attraverso i progetti di residenza artistica, attraverso le residenze in cui tanti artisti anche di tante nazionalità, dal Cile alla Colombia, all'Australia, hanno attraversato i nostri territori, ma è stato anche un processo di che ha cercato di raccontare questi territori anche attraverso gli occhi, le orecchie e elementi dei nostri giovani. Abbiamo lavorato spesso con le scuole, a laboratori di storytelling digitale, immaginando che potesse essere possibile anche insegnare ai ragazzi che l'uso degli smartphone e dei dispositivi digitali potesse essere messo appunto al servizio di una conoscenza più approfondita del proprio territorio, di una riconnessione con le proprie radici e con le storie dei luoghi in cui essi abitano e dei quali le loro famiglie sono appunto originari. Poi insomma c'è stata la pausa pandemica e quest'anno è davvero per noi particolarmente significativo ed è bello riprendere appunto a Colle. Poi avremo una serie
di altri interventi. Ci sarà una residenza a Monte Falcone di Valfortore, ad Aquilonia, in Irpinia, e poi finiremo con il Festival Interferenze, con il quale quest'anno ci fondiamo, che è un festival internazionale di arti e nuove tecnologie che si svolgerà in Valle Caudina, San Martino Valle Caudina, il 28, 29 e 30 luglio. Quindi cominciamo idealmente questo percorso stasera e, diciamo così, prima di presentare il lavoro che Joe ha realizzato, abbiamo pensato di creare due momenti di riflessione sulle tematiche che più ci stanno a cuore. Il primo con Lorenzo Carangelo, che è il coordinatore del progetto Torno Spesso, e poi il secondo con Mario Tirino, che è docente e ricercatore all'Università degli Studi di Salerno e si occupa di media, di mediologia, culture mediali, e con lui poi insomma faremo alcune riflessioni sulla relazione tra appunto media e territori rurali, andando anche oltre poi la relazione con le comunità umane. Parleremo anche di non umano, di antropocene, eccetera. Adesso cominciamo con Lorenzo, al quale io, tra l'altro, stasera lui ha portato la pubblicazione che il progetto Torno Spesso ha realizzato, introdotto da Giovanni, quindi magari gli passerei un attimo la parola per introdurci il lavoro di Torno Spesso e anche la pubblicazione. Grazie Leandro, buonasera a tutti intanto. E allora, l'introduzione fatta da Giovanni era insomma limpida, sostanzialmente il progetto è quello, formalmente si presenta così, è un progetto di ricercazione sulla relazione tra l'assenza di luoghi di produzione e fruizione culturale e lo spopolamento delle aree interne. Per metterla un po' più sul piano bar, non so come dire, è semplicemente la risposta ad una domanda, cioè nel senso, quanto influisce il fatto che manchino i teatri, che manchino i cinema, che manchi la possibilità di andare a vedere un concerto dal vivo in un determinato posto, sullo spopolamento delle aree interne, ma non solo sullo spopolamento, sulla possibilità, sull'eventualità che persone che vivono fuori, ma fuori non dall'altro lato del mondo, stiamo parlando dell'America, stiamo parlando ad esempio di Napoli, ragazzi che fanno università a Napoli, i nostri paesi, chiamiamoli così, ne sono pieni, e questi ragazzi stentano a tornare nel weekend. Sono uno di questi ragazzi, prima studente, adesso lavoratore, che vivo a Roma, 2 ore di macchina, e per un sacco di tempo mi sono chiesto io perché non torno a Guardia San Pramondi, che è il mio paese d'origine, così spesso. In realtà perché quando ho del tempo a disposizione preferisco occuparlo facendo cose che mi piacciono, e queste cose che mi piacciono non mi venivano offerte a Guardia. Io non potevo andare a vedere un concerto perché non c'era un posto dove il concerto si poteva fare, non potevo andare al cinema perché il cinema non c'era, se c'era era distante, dovevo prendere la macchina, 20 minuti di macchina, probabilmente la programmazione non sarebbe stata esattamente in linea con i miei gusti, i teatri non esistono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, Torno Spesso parte da questa domanda e poi diventa un progetto di ricercazione. Noi ci chiediamo perché succede questa cosa e lo chiediamo alle persone che dovrebbero dircelo, no? Molto spesso noi abbiamo chiamate, si chiamano, cioè insomma, termine un po' brutto, esistono le politiche di restanza, cioè noi siamo, in qualche modo ci siamo quasi convinti che dobbiamo fare in modo che i ragazzi non se ne vadano. È un errore, è una stupidaggine, per due motivi. Il primo è che se ne sono già andati, non so se qualcuno se ne è accorto, siamo già dal punto di vista giovanile abbastanza desertificati. E la seconda è che questi ragazzi non possono essere trattati come con una sorta di stigma, di quelli che se ne sono andati perché hanno abbandonato il campo, perché sono poco coraggiosi, perché non vogliono investire sui loro paesi di provenienza. Questi ragazzi semplicemente devono vivere una vita che non possono vivere in questi posti. La cosa che possiamo fare è di cercare di tenerli attaccati a questi posti, per questo torno spesso, cioè di cercare di fare in modo che non si perda, che non si tagli completamente il cordone ombelicale tra i luoghi di provenienza e queste persone che vivono fuori, ma che anche da fuori possono mettere a disposizione delle competenze, un impegno nei confronti del proprio paese, restituire qualcosa a quei posti che comunque li hanno cresciuti, no? E io posso continuare così pure, però mi fermerei, non so se voglio. La struttura del progetto, sostanzialmente, per passare a un'altra cosa
che forse potrebbe essere interessante, è stato sostanzialmente suddiviso in tre fasi. La prima è stata una fase di formazione. Vabbè, intanto torno spesso in un progetto del Comitato di Arci Benevento, fatto in collaborazione con 7 circoli della provincia di Benevento, i quali 7 circoli, ovviamente in paesi diversi, hanno messo a disposizione, hanno coinvolto una persona, che noi abbiamo chiamato un operatore culturale, che ha partecipato ad una fase di formazione del progetto, che è stata una cosa molto noiosa, in cui abbiamo coinvolto anche Leandro per la sua notorietà, cioè come si dice, per il suo essere notoriamente una persona noiosa ma interessante, soprattutto noiosa. E abbiamo fatto una fase di formazione su determinati temi, sui temi dello spopolamento, ma non solo, sulla questione di genere, su come viene affrontata la questione di genere all'interno delle aree interne. E successivamente abbiamo fatto una fase di mappatura, mappatura che si è divisa in due parti sostanzialmente, una mappatura dei luoghi, e quindi abbiamo chiesto a ogni singolo operatore culturale, che ovviamente stava in un paese diverso, no? Abbiamo chiesto i luoghi di produzione e fruizione culturale nel tuo paese come sono messi, li abbiamo suddivisi in attivi, inattivi o potenziali. Quelli attivi sono quelli, ovviamente lo dice la parola, dove le cose ancora succedono. E non abbiamo pensato solo a posti, come dire, chiusi, locali o cose del genere, abbiamo pensato anche a piazze, a insenature del paese in cui cose succedono, potrebbero succedere o non succedono più. Un altro pezzo della mappatura è stato sostanzialmente un questionario, e questa è una cosa simpatica perché noi avevamo immaginato di coinvolgere 20 ragazzi per 5 classi del quarto e del quinto superiore, che sono di solito quelli con le valigie in mano, no? Cioè quelli che stanno lì per dire ah, io me ne devo andare, dove vado, cose di questo genere. Abbiamo fatto un questionario semistrutturato, diffuso su una piattaforma Google, insomma, roba particolarmente agile, e abbiamo chiesto loro un po' di cose, abbiamo chiesto perché ve ne andate, dove ve ne andate, che cosa vi spinge ad andare via, che cosa vi spingerebbe a tornare, che cosa non vi piace del posto in cui vivete, che cosa dovrebbe in qualche modo cambiare. E pensavamo di coinvolgere 20 ragazzi per 5 classi divisi in 5 paesi della provincia di Benevento, quindi un centinaio di ragazzi tutto sommato. Pensavamo di coinvolgerli personalmente perché il progetto è stato immaginato prima della pandemia. Visto che eravamo in pandemia non potevamo andare nelle classi delle scuole superiori a diffondere il questionario, a fare delle domande, e quindi abbiamo deciso di diffonderlo digitalmente. E quindi che cosa è successo? Che insomma un po' di passaparola, da 100 risposte che ci aspettavamo di ottenere ne abbiamo ottenute 700, cioè 700 ragazzi delle scuole superiori, del quarto e del quinto superiore della provincia di Benevento ci ha tenuto a raccontarci un po', a parlare un po' di questa cosa nello specifico. Noi non eravamo pronti nemmeno ad analizzarle queste 700 risposte, non ci siamo riusciti, abbiamo fatto solo parzialmente, nel senso che io li ho letti tutte le risposte. Darci un senso è molto difficile, perché soprattutto le domande a risposta aperta sono state interpretate in modo vario, però c'è una cosa che è molto interessante, che ci ha colpito, che anche nella costruzione del questionario a un certo punto noi immaginavamo di chiedere che cosa c'è che non va, che cosa è che non funziona, e qualcuno dei ragazzi con cui abbiamo costruito il questionario ci ha suggerito di inserire una risposta tra varie risposte multiple, e questa risposta era: che cosa che non ti piace del tuo paese d'origine? La mentalità, cioè una mentalità chiusa. Abbiamo avuto una discussione molto lunga, perché non è difficile come fai a definire la mentalità chiusa o aperta? Cioè nel senso, c'è uno che risponde secondo me c'è un problema, c'è la mentalità chiusa, sì, che cosa vuol dire? Cioè l'interpretazione è molto personale. Poi abbiamo deciso di tenerla comunque, perché nonostante non fosse possibile capire esattamente di che cosa stava parlando, comunque dava in qualche modo una sensazione rispetto al rapporto che le persone hanno con il proprio paese. Ed è stata la risposta che i ragazzi hanno scelto di più, e che hanno pure spiegato, ad esempio il tema delle politiche di genere, di come in generale le donne, ma non solo, ecco, tutta la questione di genere viene affrontata nelle aree interne, una cosa a cui noi non avevamo pensato, ed è una cosa di cui riteniamo ancora adesso si parli troppo poco, non ne parliamo, non si sa esattamente il perché.
Io sono stato la settimana scorsa ad un festival di cinema, un festival di cinema solo documentari. Ho visto un film brutto, brutto brutto, che parlava della storia di questa signora di una certa età che era partita da ragazzino. Cioè, brutto il film, non la storia, la vicenda umana era molto toccante, però il documentario era brutto. Io non vi dico come si chiama il documentario perché non sarebbe carino, però mi serve per dire una cosa. Questo documentario brutto parlava della storia di questa signora di una certa età che parte dalla Calabria per... Sì, sì. Chiedo, per tranquillizzare tutti, è stato punto da un po' di api figlio di Leandro, e quindi stiamo provvedendo a, diciamo, tra virgolette, a recuperare un po' il suo stato di salute, ma tutto a posto. Allora, perché molti chiedono che è successo, quello della diretta, quindi calma, non è successo nulla, un po' di punture... Tutto a posto, sì. Scusami. No, figurati, mancherebbe altro. E stavo dicendo di questo film brutto che racconta la storia di questa signora di una certa età che nasce in una famiglia poverissima e viene in qualche modo affidata ad un'altra famiglia, come si faceva quelle adozioni di una volta, no? Nel senso non formalizzate, semplicemente hanno lasciato questa bambina nelle mani di un'altra famiglia che aveva la possibilità di crescerla, e quest'altra famiglia ne ha fatto una sorta di cameriera. Nel senso che l'ha tenuta dentro casa così, schiava, assicurando vitto e alloggio, ma non nel senso brutto del termine, cioè io l'ho vista così. Poi magari c'era anche un afflato d'umanità nei confronti di questa persona che però non veniva riconosciuta come un membro, come un componente della famiglia. Questa ragazza cresce nel paese con varie difficoltà. Ad un certo punto era molto legata con la mamma adottiva, la chiamo così, non so come altro definirla, e era molto legata con questa mamma adottiva che a un certo punto però insomma muore di vecchiaia, e lei si ritrova sola, e per la seconda volta viene venduta, nel senso che c'era un signore in Canada a cui era appena morta la moglie, che aveva bisogno di una persona che stesse vicino, e quindi per la seconda volta questa signora viene venduta sostanzialmente ad un'altra persona, fa un viaggio, affronta un viaggio, si trasferisce in Canada, impara una lingua, ci mette del tempo, tantissima difficoltà, e poi insomma diciamo fa, dopo che è morto questo primo marito, conosce una persona per bene, un secondo marito, e fa una vita, non so, normale, chiamiamola così. A un certo punto della sua vita però gli ronza in testa questa storia che lei doveva tornare in Calabria, il documentario segue questa signora ormai anche con una discreta disponibilità economica, che torna in Calabria con l'idea di comprarsi un villino vicino al mare e stare lì, e incontra una nipote, un componente della vecchia famiglia cosiddetta adottiva, e questa ragazza la porta in giro a fare il documentario, ma anche a cercare questa casa, a rincontrare persone che aveva conosciuto. In sostanza, non la faccio troppo lunga, il tema qual è? Che questa signora, dopo una settimana che era in Calabria, dopo aver fatto due chiacchiere con delle vecchie amiche che gli avevano suggerito vivamente di stare zitta, ad esempio, cioè nella vita in generale bisogna stare zitti, soprattutto se sei donna devi stare zitta. Insomma, gliela racconta così, e lei però questa cosa non gli gira troppo bene, perché nonostante avesse vissuto una vita difficile, comunque era riuscita poi in qualche modo ad uscire fuori da questa bolla, e riutilizza lo stesso termine, cioè dice no, io sta roba della Calabria non mi va più, io sta casa, il mare sarà pure bello, io me ne voglio tornare in Calabria perché qua c'è una mentalità chiusa. E mi ha fatto pensare a Torno Spesso, no? Cioè alla fine il tema è quello, cioè però che cosa è successo? Perché lei torna? Perché la mentalità è chiusa? Perché lei ha perso completamente qualsiasi legame con questa terra di cui aveva dei ricordi nostalgici di bambina, no? Prova a ritrovarla così come l'aveva lasciata e non la ritrova. Ecco, ora, Torno Spesso ha anche il senso di cercare di evitare che delle persone tornino a distanza di 30 anni e trovino un posto che non è più quello che era prima, o che magari è esattamente quello e che per questo non mi piace più. Io un attimo mi fermerei. Ecco. Grazie. Sì. Grazie Lorenzo. Io ero curioso un po' di sapere
qualcosa in più sui risultati che avete presentato qualche mese fa in quell'incontro tenutosi nella sede Arci di Benevento, sui risultati proprio anche in termini quantitativi della vostra ricerca. Che valore ha e può avere una ricerca del genere per darci degli indicatori proprio quantitativi su quello che sta succedendo adesso ai giovani della provincia di Benevento, per esempio? Sì, sì, in qualche modo l'ho anticipato prima dicendo che non ci aspettavamo di ottenere 700 risposte, nel senso che noi da progetto come output immaginavamo di averne un centinaio e di lavorare su questo centinaio di risposte. In realtà ne abbiamo avute molte di più, abbiamo avuto anche difficoltà ad elaborare queste risposte perché il questionario era una parte, diciamo, non irrilevante ma comunque piccola rispetto al resto del progetto. Doveva servire a immaginare anche delle azioni sperimentali, questa è una cosa che prima mi ero dimenticato di dirlo, grazie della domanda, come si dice in questi casi. Tutto il progetto, sia la parte della formazione, sia la parte della mappatura con i questionari, sia la parte della mappatura dei luoghi di produzione e fruizione culturale, dovevano servire a creare delle azioni sperimentali, cioè un cartellone di attività che non doveva essere per forza attività, cioè poteva essere qualsiasi cosa, per questo serviva il questionario, per questo serviva la mappatura dei luoghi. Azioni sperimentali che potessero fare in modo che anche solo temporaneamente questi ragazzi che vivono fuori potessero tornare nei luoghi d'origine. Quindi abbiamo organizzato, a seconda dei posti, a seconda di come sono andati i questionari, delle cose diverse. C'è chi ha chiesto un concerto, anzi la maggior parte ha chiesto un concerto, cioè nel senso, se in generale, se, come dire, sapete che cosa fare, fate dei concerti perché funziona. Poi concerti di cosa è una domanda molto più impegnativa, però insomma c'è chi ha organizzato un concerto, chi ha fatto delle pièce teatrali, chi ha fatto delle convenzioni con delle ditte di autobus per far aumentare le corse, ad esempio, no? Quindi sono venute fuori cose diverse. Dici, perché non torni? Perché costa? Perché non torni? Perché non c'è l'autobus? Perché non torni? Perché non c'è il treno a quell'ora? Perché no? E quindi abbiamo provato a dare delle risposte, seppur temporanee, molto piccole, è stata una micro progettazione, abbiamo provato a dare delle risposte che anche solo in termini di esempio potessero dare un orizzonte, no? Cioè nel senso, perché altrimenti sì, cioè nel senso la mia lettura è molto cinica e pessimista, però non si ci può fermare là, la domanda che fare comunque continua a rimbombarci nella testa. Quindi sì, il questionario è stato parecchio partecipato, è diventato la cosa più importante, cioè nel senso che io ritengo che da lì si possa partire, ad esempio, per immaginare delle attività future, e ritengo, tu prima parlavi di ascolto, no? Ritengo che le persone che vanno via troppo spesso non vengono quasi più ritenute capaci di poter parlare a proposito della cosa pubblica del paese da cui provengono. A me è capitato quando ero più piccolo, più giovane, si dice così, che qualcuno dice, vabbè, ma tu vivi a Roma, che cosa ce lo viene a dire a fare, che cosa si deve fare a Guardia San Framondi? Forse proprio per quello, cioè nel senso, magari è per quello, cioè, l'abbiamo chiamato lo stigma dell'emigrante, il fatto che si ritenga che le persone che una volta se ne sono andate hanno perso qualsiasi diritto di parola, no? Hanno perso credito, hanno perso diritto di parola, e quello è il primo scalino, il primo passaggio per fare in modo che queste persone non tornino mai più, perché quando non ti senti più accolto in un posto, no? È normale che tagli di più, più i cordoni. Poi sì, avevo parlato già della questione della mentalità non di ampie vedute, abbiamo provato a spiegarla, ci ho messo un sacco di tempo. Fatto sta che io qualche pubblicazione ce l'ho, tra l'altro, non tantissime, e tra l'altro stiamo pensando di fare una seconda edizione integrandola di interventi di formatori, di altre persone che hanno partecipato alla formazione, e provando a farne un discorso un po' più ampio. Però è una pubblicazione che io ritengo comunque, per quanto fatta molto, molto velocemente, anche interessante. Abbiamo raccolto anche delle incursioni poetiche di ragazzi comunque della provincia di Benevento che ci hanno lasciato delle cose scritte da loro che introducono ogni singolo intervento. Abbiamo chiesto di partecipare anche a persone che non avevano gravitato intorno al progetto ma che pensavamo avessero qualcosa comunque da dire in proposito, ecco. Una curiosità. Com'è? C'è qualche esempio al contrario? In che senso? Hai riscontrato di qualcuno che torna
spesso dando un contributo, tra virgolette, al paese di origine. Come no, come no. Sì, sì, io sono esempio. Cioè, nel senso, il progetto nasce così. Nasce dal fatto che... la nascita del progetto è un'altra cosa curiosa, nel senso che viene fuori da un laboratorio di progettazione a cui io avevo partecipato e nel quale ero andato con l'idea di riqualificare una chiesa. C'era una chiesa nel centro storico di Guardia, c'è ancora la chiesa della Ave Grazia Plena, adesso l'hanno risistemata, ma quando... meravigliosa tra l'altro, sì. E quando abbiamo ideato il progetto la chiesa era in stato di abbandono. Quindi partecipiamo a questo laboratorio di progettazione partecipata, io vado lì con questo progetto, dice dobbiamo rimettere a posto la chiesa, ci montiamo un palco dentro, ci facciamo le feste, tutta una cosa così, no? Però durante il laboratorio di progettazione partecipata, giustamente i formatori ci hanno detto sì, ma voi questa cosa no, la fate per chi? E in realtà noi la stiamo facendo solo per noi, che avevamo delle necessità e dei bisogni che magari il paese non aveva. Non aveva. Fatto sta che restavamo comunque un gruppo di persone che ciclicamente, in maniera abituale o anche meno, restituivano qualcosa al paese. Lo facevano in modo diverso, vario. Poi il tempo passa, come dire, persone iniziano a lavorare, quando c'è il lavoro è tanto più difficile dedicare del tempo. Io mi sono reso conto, ad esempio, la frequenza dei miei ritorni si sta dilazionando del tempo. Prima, quando ero all'università, non passavano mai 2 settimane prima che io non tornassi. Adesso capita delle volte in cui per motivi di lavoro riesco a farlo una volta al mese, però dipende, cioè nel senso se poi trovo un motivo torno più spesso e anche più volentieri, ecco. Quindi sì, ci sono tanti esempi, i contributors di questa pubblicazione sono esempi. Più figo, sì, più sì, figo. Sì, sì. Ho risposto. Okay. Io insomma volevo porre l'accento sul fatto che mi pare che la questione, insomma, questo si evince dal vostro progetto, dalla vostra pubblicazione, ma anche in qualche modo dal lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni, ormai sono quasi 20, nelle aree rurali della Campania, con i giovani, e mi pare che il vero nodo, la vera questione sia la questione culturale, cioè il fatto che i ragazzi non riescono più a vedere il proprio futuro, a immaginare il proprio futuro in connessione con le aree dalle quali provengono. E qualche anno fa mi è capitato di curare un progetto con a Castelvenere, che si chiamava Strade Divini, con un collettivo artistico svedese, Cultivator, si chiamava questo collettivo artistico, lavora nelle aree, in alcune aree rurali in Svezia, e abbiamo chiesto insieme a loro, ai ragazzi delle scuole superiori dell'area, quindi a Castelvenere, Telese, area non molto San Salvatore, eccetera, molto lontana ovviamente, vicina a quella di tua provenienza, di immaginare i luoghi del proprio paese tra 50-60 anni, facendo proprio un'operazione visiva di con Photoshop oppure con dei disegni, e chiedendo anche di capire cosa avrebbero voluto, di immaginare cosa avrebbero voluto portare, facendo riferimento al loro immaginario culturale, tecnologico, e quindi poi dopo ne parleremo anche con Mario di questo, all'interno dei loro luoghi. E insomma, cosa veniva fuori da questa operazione di immaginazione? Che c'era chi voleva portare Times Square al centro della piazza di Castelvenere, oppure, insomma, sì, voglio dire, era evidente una, come dire, una risposta molto significativa e precisa a questo tipo di domande, cioè che insomma, c'era una disconnessione forte rispetto proprio a questo tipo di legame, ecco. E credo che questa sia la vera questione centrale, culturale, sulla quale ragionare anche, lo dico, a scuola, ecco. Io sono un docente e ho conosciuto Colle, tra l'altro,
perché ho insegnato, ho avuto la fortuna di cominciare insomma la mia carriera di insegnante qui ormai più di forse 13 anni fa, 14 anni fa al liceo scientifico di Colle, e continuo ovviamente a fare il docente. Questa è una delle domande che mi pongono quotidianamente. Quindi qual è il tuo pensiero, andando al di là del pessimismo però, sì. Infatti, cioè nel senso, noi abbiamo immaginato il progetto, abbiamo fatto il progetto perfettamente consapevoli del fatto che se le persone se ne vanno, il motivo è essenzialmente la mancanza di lavoro e la mancanza di formazione, di una formazione accademica adatta, o perlomeno di qualità, non so, cioè non voglio insultare l'università che hanno attività in queste zone, però diciamo ad esempio se pensiamo solo a Benevento, il fatto che non ci siano facoltà di lettere è qualcosa molto limitante, no? Cioè nel senso soprattutto per tutti quanti, molto grave, ritengo molto grave. Quindi fermo che questo noi con una micro progettazione non potevamo influire su problemi strutturali come la mancanza di lavoro, e fermo che magari non lo risolverà nessuno, però il tema culturale è enorme, cioè è un tema e tutti fanno finta di non sapere, di non vedere, non vorrei generalizzare, però la mancanza di ascolto di queste persone è qualcosa di tanto strano, cioè è comunque si vede ovunque, proliferano progetti di ritorno, di restanza di ogni tipo, però queste persone non vengono ascoltate i ragazzi delle quarte e delle quinte superiori, non vengono ascoltati i ragazzi che sono già andati via. Poi non è che bisogna parlare per forza di ragazzi, no? Ad esempio noi abbiamo nel fare il questionario, ci torneresti, cioè nel senso cosa potrebbe fare in modo di farti tornare, grazie, cosa potrebbe fare in modo di farti tornare più spesso? E qualcuno ci ha risposto un asilo nido, cioè genitori con figli piccoli, ovviamente se devono tornare per far vedere i figli ai nonni tornano, ma se si devono piazzare a casa è comunque fastidioso, no? Quindi da un lato qualcuno ci diceva un posto per lasciare i figli, dall'altro qualcuno ci chiedeva ad esempio delle residenze temporanee, che è una cosa tutto sommato qui, cioè non mi sembra che sia così tanto diffuso, cioè il fatto di avere dei posti che servono a far stare le persone di passaggio, dei posti pubblici, cioè nel senso non, dal punto di vista, come dire, economico non c'è un mercato di questa cosa, cioè nel senso oggettivamente non può esserci. Però dei posti pubblici che possano fare in modo che genitori con figli non debbano accollarsi, scusate il termine, a casa dei genitori per una settimana, o in alternativa scappare dopo mezzo pomeriggio, potrebbe non essere male, e così via. Però sì, cioè il tema culturale è enorme, e poi lo specchio di questa cosa è che poi le persone che vanno via per esigenze di questo tipo si impegnano parecchio nei posti dove, come dire, nei posti che raggiungono per creare cultura o per fruire cultura, molto più dei residenti che sono invece abituati ad avere un certo tipo di offerta e che quindi, come dire, si cullano su questa cosa. Sì, io volevo, insomma, visto che siamo praticamente in chiusura con il talk di Lorenzo, sentire qualcuno dal pubblico, se c'è qualche curiosità, delle domande, c'è qualcuno che vuole porre dei temi che non abbiamo attraversato nella discussione, sarebbe bello che insomma ci fosse intervento da parte di qualcuno. Siate cattivi. Troppi no, ragazzi. Cattivi uno alla volta. Posso farle io la domanda? La devo venire forza? No. Okay. Vabbè, intanto complimenti, perché progetti di questo tipo sono necessari, penso, per il nostro territorio. Due curiosità ti volevo. La prima, se non credi che in realtà sia forte l'esigenza per chi viene dal Sannio di sentirsi parte di una comunità più ampia, perché io quello che ho notato rispetto ad altre aree geografiche, dove c'è molta più compattezza nel sentirsi parte di un territorio, Sannio invece è diviso in molte aree che non sempre si parlano tra di loro, per esempio la zona Gaudina, la zona Telesina, il Fortore, questo legato anche a quella mancanza atavica anche di trasporti interni, perché per esempio dalla Valle Gaudina al Colle Sannita, se non hai mezzi di trasporto autonomi, difficilmente ci arrivi.
La seconda domanda che ti volevo fare invece riguarda un concetto un po' più complicato, in realtà volevo affrontarlo dopo con Leandro, ma mi piaceva conoscere il tuo parere, è quello dell'immaginazione del futuro, perché a me sembra che in effetti noi, parlo anche per me, per la mia generazione, forse se, anzi spero per te un po' più piccolo di me, quello che manca è immaginare una vita diversa da quella che si fa normalmente. Allora non pensi che forse questi luoghi rurali, invece di essere, come dire, il retaggio di una vita passata, possono contenere in nuce un futuro differente? E per esempio il caso del south working, della possibilità di lavorare da casa durante la pandemia, o per esempio gli indici della qualità della vita, tu parlavi di asilo nido, che è qualcosa di fondamentale, io lo vivo sulla mia pelle avendo un bimbo piccolo, so quanto la mancanza di asili nido nei nostri territori sia devastante, specialmente nei paesi, però non pensi che forse in realtà anche la qualità della vita in città, in tutte le città italiane, sta praticamente, tranne qualche caso in centro Italia, Aosta, sta negli ultimi 10 anni è crollata, in termini di inquinamento dell'aria, di servizi, eccetera. Quindi non pensi che forse la battaglia culturale deve riguardare anche un modo di immaginare diversamente il proprio futuro? In fondo noi abbiamo introiettato dei modelli di sviluppo e di vita che non ci sono mai appartenuti, insomma, sono differenti, insomma, per non citare, per andare troppo lontano, basta citare il genocidio delle culture contadine e rurali di cui parlava Pasolini, no? Con il capitalismo. I frutti sono ancora questi, cioè noi ci accodiamo a modelli di sviluppo e di vita che hanno poco a che vedere con le nostre radici culturali. Grazie, scusa per la domanda lunghissima. No, figurati, hai fatto benissimo. Allora, comunità, trasporti, immaginazione / futuro. Il primo e l'ultimo tema secondo me sono molto collegati, quindi parto dai trasporti, perché c'è pure una cosa carina, una risposta carina ad un questionario che ci ha fatto tanto pensare. Sì, sono tutte comunità distinte perché non si parlano tra loro e non si raggiungono tra loro. Noi oggi per fare 37 chilometri da Guardia abbiamo impiegato, siamo andati lenti per guardarci intorno, però 45 minuti, che è un mondo, però insomma questo non vuol dire che io chiedo un'autostrada da Guardia San Framondi a Colle Sannita, perché non sarebbe carino per il territorio, ma quantomeno avere, come dire, delle strade normali, ecco. La mancanza di trasporti fa sì che non ci sia, come dire, una comunità più ampia. Ad esempio pensavo, cioè abbiamo affrontato anche questo argomento, i ragazzi che magari fanno le superiori a Benevento, sono tanti qui, se non ho capito male c'è un liceo scientifico, e quindi ragazzi in qualche modo è un alberghiero anche, quindi ragazzi in qualche modo sono fortunati. Fatto sta che cioè ad esempio ragazzi della mia generazione sceglievano di andare a Benevento non perché il liceo fosse migliore, ma semplicemente perché c'erano più ragazzi, c'era una moda, cioè c'era una, no, però c'era una comunità nuova, c'era del nuovo da affrontare in qualche modo, no? Io poi ho fatto il liceo a Guardia, cioè in realtà mi è stato vietato di andare a Benevento perché mi sarei perso nei meandri della metropoli, ed è una cosa importante perché i ragazzi che vanno al liceo, io dico liceo però intendete alle superiori a Benevento, poi non possono uscire con i loro compagni di classe, perché perlomeno dalle nostre parti l'ultimo autobus è nel primo pomeriggio, ma primo pomeriggio intendo tipo le 2, le 4, quindi non possono andare al cinema insieme, le prime uscite serali devono farle sia in un senso che nell'altro, nel senso sia, cioè i ragazzi di Benevento, cioè se ci fossero dei trasporti interni, sia i ragazzi di Benevento potrebbero girare le aree interne della provincia, per quanto Benevento in sé che sia dal punto di vista dello spopolamento così fortunata, e viceversa, i ragazzi potrebbero andare a Benevento e continuare a coltivare queste relazioni che poi fanno comunità anche all'interno della provincia, provare a condividere dei problemi, così come si condividono le istanze, così come si condividono le lotte, uso questa parola perché secondo me va usata, e così via. La cosa interessante è che alla domanda che cosa faresti, cioè tu ne avessi la possibilità, che cosa faresti per il tuo paese, no? O in generale per fare in modo che le persone tornino più di frequente. Ah no, la domanda era se tu potessi organizzare un evento culturale, che tipo di evento organizzeresti? Una ragazza ci ha risposto: un viaggio per andare a teatro. Un viaggio. Cioè sta ragazza non è che andava, cioè diceva io vorrei organizzare una pièce teatrale, cioè vorrei organizzare una rappresentazione teatrale. Lei ha interiorizzato nella sua testa il fatto che lei per andare a teatro deve fare un viaggio, ed è così,
è così, cioè nel senso è un evento, è una gita, no? È, diciamo, due volte all'anno questi ragazzi vanno a teatro. Mo, il teatro è una cosa tanto difficile da tenere in piedi, anche economicamente, una roba che costa tanto e anche nelle città è sostenuta dal pubblico. Qui no, e questa è un'altra questione, però in generale il tema dei trasporti è evidentemente fondamentale. Il tema dell'immaginazione del futuro, secondo me, è collegato al tema della comunità, inevitabilmente collegato al tema della comunità, cioè nel senso non possiamo provare, cioè immaginare un futuro che sia roseo è impossibile, immaginare un futuro che sia la distruzione forse è altrettanto impossibile, perché cioè nel senso, come dire, questa cosa della speranza che ci rimbalza nella testa continua a obnubilare i nostri pensieri, però la via di mezzo, cioè mi sembra più reale, ecco, la distruzione, ecco, mi sembra più reale che senza accorgerci, cioè se continuiamo così, che senza accorgercene arriveremo al punto in cui i paesi naturalmente si spopoleranno, perché non abbiamo guardato in faccia il problema, abbiamo provato comunque a tappare, a raccogliere, come dire, il mare con le mani, cioè nel senso non abbiamo guardato in faccia alla necessità di comunità, ecco perché sono collegate le due cose, delle nuove generazioni. E questa cosa qua non la possiamo ignorare e non possiamo nemmeno provare a fermarla, perché noi sarebbe ingiusto nei confronti dei ragazzi. Cioè ci dobbiamo inventare le cose nuove, diverse, fruire in modo diverso, vivere in modo diverso le aree interne. Non so, il South Working credo sia un'esperienza che è già tornata, cioè che sta già tornando indietro, nel senso che ce la stiamo rimangiando, nel senso che durante la pandemia ci sembrava una cosa carina dire io torno a casa, che ho il giardino, c'ho il bosco, vado per asparagi, eccetera, eccetera. E adesso è già un po' diverso, riesco ad andare al cinema a un certo punto, cioè torno a Roma, ecco, o vado a Napoli. Sì, insomma, la sia la domanda di Mario che la tua risposta poi spalancano scenari, voglio dire, un altro tema importante è anche proprio la mancanza di visione nelle politiche di governance. Assolutamente. Insomma, assolutamente. Ce l'ha dimostrato il recente bando Borghi, dove insomma abbiamo avuto la dimostrazione del fatto che anche così i tecnici del ministero non hanno capito veramente che cosa sia proprio il concetto di rigenerazione rurale, che poi insomma è un altro dei termini di moda, trendy, come lo stesso discorso della resilienza. Io non riesco più ad ascoltarla questa parola né a pronunciarla, perché ormai è veramente diventato un cliché, e per cui insomma il discorso sarebbe veramente sconfinato. Purtroppo però i tempi ci impongono di passare all'incontro successivo. Ti ringraziamo e ti lasciamo andare, perché sei tornato apposta per noi questo fine settimana. Adesso ritorni a Roma, quindi devi rientrare a Roma, e quindi insomma ti lasciamo andare, ti ringraziamo per il tuo prezioso contributo per la serata. Grazie a voi, io intanto vi lascio le pubblicazioni, distribuiscile come meglio ritengo. Assolutamente, grazie Lorenzo. Grazie a tutti. Grazie, ci vediamo a guardia. Ok, adesso veniamo al secondo talk. Allora, il futuro negli echi del passato, media archeologia e ruralità. Può esistere una media archeologia delle zone rurali? Cosa resta dei media una volta sparito l'uomo, città fantasma, postumano, pandemia, materialità elettriche e meccaniche? Media eolici e fotovoltaici, echi di civiltà orali. Ne parleremo con Mario Tirino, ricercatore presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università di Salerno. Buonasera e benvenuto. Grazie a voi per l'invito, è un piacere essere qua con voi. Sì, insomma, dall'introduzione di Giovanni, insomma, che riecheggia le parole che hai speso tu in questi giorni per presentare questo tuo intervento stasera, insomma, si capisce che la discussione con te è una discussione anche questa molto complessa, che interseca tanti temi, a cominciare appunto da quello mediatico. Io comincerei proprio da qui, inizierei proprio da qui. Come po-
possiamo rappresentare, raccontare, narrare la relazione tra media e luoghi rurali oggi qui a Colle Sannita nel giugno del 2022. Allora, intanto consentimi di dire che io sono proprio contento di stare qua, cioè proprio felice, perché è una delle rare occasioni in cui si riescono a portare dei discorsi accademici sul territorio. E questo circuito di confronto con il territorio per noi è preziosissimo, perché altrimenti rischiamo di parlarci addosso in una torre d'avorio mentre la realtà si svolge altrove. Rispetto alla tua domanda, già hai fatto una domanda difficile, ti avevo chiesto domande più facili, no, scherzi a parte. Allora, io credo che i luoghi rurali costituiscano degli oggetti di ricerca particolarmente interessanti per chi si occupa di media. E qui secondo me dobbiamo, come dire, già sconfiggere uno stereotipo, per cui i media sono solo quelli del progresso metropolitano. Non è così. Allora, già la nozione di media che noi abbiamo in mente, secondo me, è costruita in un certo modo, e quindi so che tu sei un esperto di studi postcoloniali, ma in realtà, come dire, la colonizzazione di un certo pensiero occidentale, quello legato a un modello di progresso lineare, per cui il progresso è quello industriale, è quello del PIL, è quello di un'economia che deve avanzare sempre, è già un modello superato nei fatti, no? Le varie crisi strutturali che si stanno succedendo negli ultimi mesi sono l'esempio di quello che sto dicendo. È lo stesso concetto di media, va ripensato. I media non sono solo quelli che ci hanno insegnato a pensare, cioè la grande stampa, le televisioni, il cinema, i media non sono solo quelli. I media sono tutti quei mezzi che ci consentono di comunicare con gli altri. E nei posti rurali, come dire, nei luoghi rurali, soprattutto i luoghi rurali del Sannio, perché tra le altre cose non ho detto che sono sannita, quindi l'orgoglio di stare qua è anche per il fatto che vengo da Airola, che non è più una zona rurale come un tempo, ma è comunque una zona del Sannio. I luoghi rurali sono stati pieni nel corso degli anni di esempi di medialità che nessuno studia. Pensiamo per esempio alle storie orali che ancora circolano, no, nei nostri paesi da luogo in luogo. Pensiamo per esempio alle comunità contadine che avevano proprio dei mezzi di comunicazione che nessuno si è mai occupato di studiare, no? Pensiamo per esempio al fatto che, essendoci tassi di alfabetizzazione, come dire, ridotti rispetto alle città, era l'oralità il regno della comunicazione contadina. E quindi ci sono tutta una serie di depositi, di canzoni, di storie, di leggende, ma anche, come dire, di innovazioni nel creare circuiti comunicativi che nessuno ha mai studiato. Quindi secondo me tornare qui e tornare a studiare i media per me è un'occasione preziosissima. E anche, come dire, sconfinare un po' nella semiologia, no? Sì. Pensa, io per esempio sono stato recentemente in Abruzzo, a Guilmi, nel Vastese, ai confini con il Molise, e osservavo anche con una certa sorpresa il perpetuarsi di un rituale legato per esempio proprio disegni legato per la comunità ai rintocchi delle campane nel centro storico. Anche quello, voglio dire, come? Credo rappresenti in qualche modo un complesso di disegni, di elementi di comunicazione che continua a resistere oggi e che potrebbe anche quasi sembrarci così anacronistico, ma che invece in realtà è parte di una definizione di un'identità di comunità. Assolutamente. Come i media rurali continuano a contribuire ancora oggi alla definizione di un'identità rurale? Allora, io avevo titolato questo mio intervento Gli echi del futuro nel passato, perché sono fermamente convinto che i luoghi rurali non sono, cioè non dobbiamo, cioè, ecco, dobbiamo liberarci noi stessi di uno stereotipo culturale nel quale siamo precipitati, che i luoghi rurali sono necessariamente qualcosa di arretrato, che sta, diciamo, più indietro rispetto alle città o, come dire, anche ai capoluoghi di provincia, ecco. Io invece penso che quello che sta succedendo, cioè gli sviluppi culturali, sociali, economici che ci stanno coinvolgendo in prima persona, la pandemia, la guerra, per esempio l'inquinamento urbano che ha raggiunto tassi elevatissimi, persino Benevento credo sia la quarta, quinta città più inquinata d'Italia, una città dove non ci sono grandi industrie, eppure
come dire, presenta questi tassi di inquinamento. Allora noi dobbiamo smetterla di pensare alla ruralità come qualcosa che sta indietro. Per me la ruralità è qualcosa che sta nel futuro, perché il futuro sicuramente non sarà rispondente al modello di vita ipercapitalista che abbiamo introiettato. Sicuramente noi nel futuro non possiamo vivere come stiamo vivendo adesso. Non potremo consumare le risorse con i tassi con i quali le stiamo consumando adesso. E allora, per tornare alla tua domanda, io credo che studiando questi luoghi noi possiamo avere degli anticipi di futuro. E per quello che io ho adottato, come dire, come prospettiva di visione su questi temi, una disciplina particolare, che è la media archeologia, da non confondere con l'archeologia dei media. Perché mentre l'archeologia tradizionale, no, quella che tutti conosciamo, si occupa di cercare, la semplifico, si occupa di cercare delle tracce del passato nel nostro presente. La media archeologia, in realtà, tecnicamente, sarebbe meglio definibile come un'anarcheologia, perché in realtà cerca nel passato delle tracce di futuro, nell'idea che non, la storia non procede in senso lineare, non è che il passato è necessariamente più indietro del presente, ma addirittura potrebbe offrirci dei modelli di comunicazione e di medialità e di vita sociale differenti da quelli presenti. Ecco, penso che forse, qui mi riaggancio alla domanda di prima sull'immaginazione, io credo che la risorsa più importante che noi dobbiamo provare a costruire socialmente, soprattutto insieme ai giovani, è l'immaginazione. Cioè, noi abbiamo smesso di immaginare una vita diversa da quella che ci propongono. Stiamo, come dire, rispondendo a modelli anche come dire, in qualche modo costruiti dai media mainstream, che prima non ci fanno vivere bene. Pensiamo ai ritmi di vita, ma io stesso ne sono un esempio, che conduciamo normalmente, alla quantità di lavoro, di tempo che dedichiamo al lavoro, al fatto che viviamo in posti inquinati, al fatto che siamo dipendenti da dispositivi che ci tolgono, come dire, una marea di tempo prezioso per vivere la socialità, per vivere i luoghi. Quindi i luoghi rurali in effetti per me sono un anticipo di futuro e dobbiamo fare in modo che i giovani inizino a pensare a questo, perché i modelli che abbiamo introiettato sono modelli finiti. Sì. Professore, noi vi aspettiamo a Colle, venite un po' a studiare da noi, che qua siamo... Molto volentieri. Non per disprezzare i Rola, Molto volentieri, accetto... La nostra qualità di vita qua è elevatissima, quindi potete portare pure i bambini, possono essere lasciati soli, non succede nulla, quindi vi aspettiamo. No, io insisterei un po', tornerei un po' anche sulla questione dell'identità, no? Perché io penso che l'immaginazione, che è, come dici giustamente tu, una forma anche di prodromica necessaria per poter pensare a una rivendicazione proprio di una posizione politica da parte dei territori rurali, no? Questo è in qualche modo anche l'idea sottesa al manifesto del futurismo rurale che abbiamo scritto con il progetto Liminaria, no? Che è un documento proprio basato su questa possibilità di poter immaginare dei futuri diversi per le comunità rurali, che sono quelle, insomma, nelle narrazioni del capitalismo e della modernità, destinate appunto all'abbandono, alla scomparsa, alla desertificazione. Però qui si apre secondo me una questione importante, Mario, che è la questione dell'identità. Come immaginiamo noi che viviamo all'interno delle comunità la nostra identità? Identità e comunità sono due termini abbastanza scivolosi, no? Complicati, e anche secondo me nascondono dei rischi, no? Perché dietro le rivendicazioni identitarie si possono nascondere pericoli di intolleranza, di sovranismo, di razzismo, eccetera. Quindi è un concetto secondo me delicato sul quale discutere anche nell'ambito dei contesti rurali. Noi per esempio qualche anno fa con Liminaria a San Marco dei Cavoti abbiamo provato a creare una discussione con diversi esperti, per esempio sul concetto di museo della civiltà contadina. Che tipo di rappresentazione, di autorappresentazione fornisce un luogo come il museo della civiltà contadina rispetto a ciò che è una comunità?
Mi chiedo questo perché spesso proprio le strategie di, come dire, di museali in qualche modo tendono a comunicarci questa idea di questi elementi che devono essere, come dire, preservati da una distruzione di un passato che abbiamo paura che si distrugga perché può scomparire, no? E quindi di una ruralità nostalgica, un'idea legata al passato della ruralità. Forse questo passaggio è un passaggio importante, delicato, perché invece dovremmo imparare a vivere la ruralità in maniera dinamica, come un processo fluido di incontro di corpi, di idee, di culture che avvengono oggi e dove i linguaggi delle culture contemporanee ci devono servire a tradurre le tradizioni, certamente avendone sempre rispetto, ma rigenerandole in qualche modo. Forse solo questo può essere il passaggio necessario per avere questa idea, come dire, questa idea anche attiva della ruralità contemporanea e riappropriarci anche di un ruolo determinato dei luoghi rurali nei processi planetari, che ne so, economici, culturali, politici, e quindi come dire, rivedere la modernità alla luce della ruralità e non al contrario. Cosa ne pensi? Vabbè, tu sei mi tocchi nelle mie corde sensibili, quindi sai che sono molto sensibile a queste provocazioni. Allora, io credo che il tuo discorso è molto sensato. Innanzitutto io sono sempre contrario alla musealizzazione della civiltà contadina. E qui faccio un passaggio autobiografico, io sono nipote di contadini, questo lo dico sempre in maniera fiera, perché come dire, le origini vanno sempre rivendicate. E quando ero piccolo ascoltavo le storie di vita, no, dei campi, dei miei nonni, io mi chiedevo sempre, ma perché queste cose a scuola non ce le insegnano? Perché non ci parlano del passato, delle nostre terre? In fondo, come dire, è il nostro territorio, è la nostra identità culturale. Però, d'altra parte, io credo che appunto bisogna smettere di musealizzare la civiltà contadina, perché musealizzandola noi diamo l'idea che è un passato, come dire, in qualche modo lo colleghiamo anche in un che tempo utopico, in cui tutto era perfetto, si viveva meglio. Non è quello il punto. Cioè la ruralità, e questo come io lo dico spesso in maniera molto chiara, può essere il nostro futuro solo se la liberiamo da queste ombre, perché è chiaro che, come dire, questo è compito degli storici, poi studiarla, collocarla in un contesto storico, ma noi dobbiamo pensare alla ruralità, appunto, come dicevi tu, in senso dinamico, come qualcosa che ha a che vedere con il futuro, come qualcosa che ha a che vedere con le tecnologie digitali, perché il digitale non va a pensare, cioè ecco, va in questo senso, noi dobbiamo riappropriarci delle tecnologie, perché oggi come le usiamo? Come le usiamo delle tecnologie digitali? Le usiamo come una certa idea di capitalismo ci ha insegnato a usarle, quindi per, come dire, massimizzare il nostro tempo, venderla alle multinazionali come Facebook e YouTube, ma in fondo noi in realtà queste tecnologie le potremmo usare, come diceva Leandro prima, per riscoprire il territorio, per valorizzarlo, per viverlo meglio, ma addirittura anche proprio dal punto di vista economico, e questo chiaramente in America qualcuno lo sta facendo, in Australia qualcuno lo sta facendo. Le tecnologie digitali sono parte di ambienti in cui esiste l'uomo, esiste gli animali, esistono i vegetali, esiste la natura ed esiste la tecnologia in un'armonia che è un beneficio per tutti. È su questo che dobbiamo puntare. Non musealizzare la ruralità e farla diventare, come dire, qualcosa di idealizzato, ma riportarla nel futuro pensando appunto a quelli che io, ma altri insieme a me, abbiamo definito i network tecnobiologici. La tecnologia non va pensata come qualcosa di opprimente, ma va pensato come qualcosa parte di questi ecosistemi. E se mi consenti, credo che, non lo dico perché stai qua, ma lo sai quanto ti apprezzo, il lavoro degli artisti in questo è fondamentale, perché dove non arriva la ricerca accademica a far comprendere questi temi, la sensibilità artistica arriva in maniera molto più forte. E quindi le residenze che tu stai facendo nei luoghi rurali, sperando che ci siano orecchi e occhi sensibili a questi progetti, sono fondamentali per far percepire, come dire, questi flash di futuro che sono nei nostri territori, che sono intorno a noi, basta aprire gli occhi, insomma. Completo giusto con una domanda al volo, ma secondo te le ci possiamo spingere fino al punto da definire le tecnologie digitali come uno strumento di liberazione dell'immaginazione? Allora, oggi non lo sono, lo devo dire in maniera molto sincera, non lo sono, ma dobbiamo pensare come delle risorse di cui riappropriarci.
che non devono essere più in mano a 10-15 aziende che fanno il buono e il cattivo tempo, ma devono essere in mano a centinaia di migliaia di comunità che devono usarli in maniera molto più consapevole. Faccio un esempio solo giusto per capire di cosa stiamo parlando, altrimenti sembra un discorso molto astratto. Ecco, voi a Colle avete la DSL, la fibra, cosa avete? Con quale società siete stati costretti a stanziare, a stipulare contratti? Ok. Sapete che per esempio in Piemonte ci sono delle comunità contadine che si sono scocciate di stare alle condizioni di questi operatori e si sono autocostruiti la loro ADSL e la loro fibra con mezzi propri. Allora, quando si parla di riappropriarsi della tecnologia, in realtà è un concetto molto più profondo che non riguarda semplicemente il lato, come dire, funzionale. Ecco, la tecnologia è quello che mi consente di collegarmi a oppure di realizzare un obiettivo, ma si tratta di fare della tecnologia qualcosa che ha a che vedere ancora una volta con l'umano, un po' come era l'artigianato di una volta, no? I contadini di una volta non è che compravano l'oggetto, o se lo compravano l'oggetto poi lo sapevano smontare, lo sapevano manutenere, sapevano condividerlo con altri, conoscevano come ripararlo. La tecnologia deve tornare ad essere questo, il futuro è questo, perché ma io questo lo dico senza, come dire, lo dico da un lato con molta più speranza rispetto al discorso di Lorenzo, che mi sembrava un po', come dire, eccessivamente chiuso alla speranza, ma anche con cognizione di causa. La transizione di cui tutti parlano non sarà una transizione indolore, lascerà morti e feriti, cambierà radicalmente il nostro modo di vivere, ma paradossalmente noi che siamo stati più indietro rispetto a quel modello di progresso, saremo più avanti in futuro. E questo è su questo che bisogna, anche rispetto, scusami, qui se mi permetti presento un attimo la mia idea di ricerca su ruralità e media archeologia, in realtà perché poi io che mi occupo di media archeologia penso che qui ci sia molto da studiare. In fondo questi luoghi, per diciamo, la velocità con cui si vive, per la mancanza di alcune determinanti del capitalismo, le grandi industrie, le grandi tecnologie, un consumo esagerato del suolo, problema che si sta verificando anche in provincia di Benevento, anche ad Airola, c'è un problema di erosione dei suoli permeabili, ed Airola non è una metropoli, quindi per farvi capire quanto sta peggiorando la qualità della vita nei luoghi più popolati dall'uomo, questi luoghi in fondo ci insegnano che per me il futuro dell'umanità è nelle piccole comunità, non è nelle grandi comunità, perché non avremo più grandi risorse da consumare, perché non ci sarà più un sistema economico in grado di tutelare molti. Quindi chi va a studiare a Napoli fa bene, per carità, è chiaro che lo deve fare, ed è chiaro che questi luoghi devono attrezzarsi per offrire maggiori opportunità culturali, ma io credo che il futuro, non oltre 20-30 anni, non sarà più nelle grandi metropoli, lo sarà nei prossimi anni per forza di cose, perché è un modello che si trascina. E dal punto di vista proprio, diciamo, dell'immaginazione del futuro, la pandemia cosa ci ha fatto vedere? Cioè, noi in pandemia quali luoghi potevamo frequentare? Quando uscivamo per strada cosa vedevamo? Luoghi deserti, vedevamo un'umanità costretta a rintanarsi, non per il virus, come tutti dicono, perché quello, diciamo, è il sintomo di una malattia molto più profonda, ma perché il virus, come tanti altri virus che potrebbero arrivare nel nostro futuro, è il frutto di un modo di vita che è quello ipercapitalistico, di consumo di ogni risorsa del vivente. E allora questi luoghi sono, tecnicamente noi usiamo un termine un po' strano, cronotipo, cioè incarnano una dimensione spazio-temporale fantastica, perché sono insieme il passato più passato e il futuro più futuro. È per questo che un medio archeologo, secondo me, non deve andare a New York, non deve andare a Londra, ma deve venire a Colle Sannita. Sì, Mario. Stasera usciamo da questo incontro veramente tutti quanti più felici. Dicevo, anche tu parlavi anche poi di come dire, relazione tra umano e non umano, che credo sia un altro aspetto centrale anche della tua visione medioarcheologica legata alla ruralità. Questa possibile armonia di cui parlavi tu è qualcosa che come te la immagini? Un po' come Donna Haraway dice, insomma, con queste connessioni sotterranee, eccetera, o come la immagini? Allora, posso introdurre Donna Haraway. Donna Haraway, diciamo, parlava della trasformazione del vivente umano attraverso una tecnologia che poteva essere intesa
sia come un aumento dell'umano, no? La figura del cyborg, quindi delle protesi impiantate nell'umano, quindi anche qui diciamo la teoria femminista, la teoria femminista, e sia diciamo come un modello di vita tecnobiologica che andava oltre il genere, no? Oltre le differenze di genere, oltre le... Ecco, io credo che insomma quella è una prospettiva, io non confesso che non è la mia prospettiva, penso che sia una prospettiva interessantissima. Io penso a qualcosa di diverso, cioè penso che questi luoghi, in particolare i luoghi abbandonati, io sono, ecco, ancora una volta, quando per la prima volta possiamo parlare un attimo di noi, insomma, tanto non svelo nulla di... Quando ho ritrovato Leandro, dopo tanti anni che ci eravamo conosciuti, abbiamo parlato delle ghost town, cioè di questi luoghi abbandonati, che ci sono un po' in tutta Italia, no? Sono borghi che per varie ragioni sono stati abbandonati. E ho detto, Leandro, scusa, ma qua c'è gente che studia queste ghost town in Andalusia, le studia in Norvegia, che poi in Norvegia non sono ghost town, sono semplicemente archeologia industriale. Noi abbiamo Tocco Caudi, abbiamo Apice, abbiamo tanti luoghi di questo tipo, iniziamo a studiarli. Ecco, le ghost town... Carbonara, in Irpinia, per esempio. Anche, sì, come no, assolutamente. Ecco, le ghost town, secondo me, sono lì il vero esempio di cosa permane dei media dopo la fine dell'uomo. Anche qui, dobbiamo un po' capirci che cosa sono i media. A noi, come hanno insegnato, ma anche, parlo anche delle università, anche della sociologia, non è un fatto solo di opinione pubblica, che i media sono solo le istituzioni mediali, cioè le grandi proprietà editoriali, i grandi emittenti, la stampa, oppure le case di produzione cinematografica. Ma è molto limitante pensare ai media solo in questo senso, come dire, istituzionale. In realtà i media sono soprattutto materialità. Cioè, voi nelle vostre case, penso soprattutto ai più anziani, più adulti, non diciamo anziani, tra voi, no? Immagino siano, come dire, disseminate di dispositivi, dal videoregistratore, qualcuno ce l'avrà ancora, al lettore DVD, alla parabola per connettersi, alle TV satellitari, al modem, al router, se c'è, come diceva la fibra ottica, e poi ne abbiamo tantissimi altri, perché adesso stanno proliferando. Pensate con la domotica, cioè io per aprire le tapparelle devo usare un telecomando, è una cosa che per me è assurda, cioè un gesto semplicissimo come meccanico con la mano, no, deve essere sostituita da un ulteriore apparecchio. Quindi noi siamo, come dire, abbiamo le nostre abitazioni, ma così come i luoghi di lavoro, disseminati di dispositivi. I media sono soprattutto quelle materialità elettriche, meccaniche, materialità digitali. Cosa succede quando l'uomo smette di, come dire, frequentare quei luoghi? Beh, quelle restano, quelle materialità restano, e non è che diventano qualcosa di altro dalla natura, diventano nuove connessioni tecnobiologiche. E attenzione, questo discorso, che sembra, come dire, semplicemente un discorso di archeologia industriale, in realtà ci fa capire di come la differenza tra umano, non umano e vivente, non vivente non sia strutturale e definita una volta per tutte. Perché per esempio la decadenza, l'obsolescenza dei media in questi luoghi ci insegnano che questi oggetti raccontano molto più della vita di chi li ha usati quando non ci sono più gli individui di quanto raccontavano quando gli individui erano presenti. La media archeologia questo ci deve insegnare, a ragionare sulle materialità che resistono dopo la fine dell'uomo, quando l'uomo non le abiterà più. E ancora una volta i luoghi rurali su questo, come dire, sono veramente indicativi. Ma penso anche alle materialità meccaniche. Ecco, qualcuno diceva, ma allora il trattore secondo te è un medium? Sì che è un medium. Il trattore ha fatto sì che le persone si emancipassero, come dire, da una certa relazione con l'animale, e quindi con il lavoro animale, ovviamente. E quindi, come dire, ha cambiato lo stesso tenore anche delle possibilità di comunicazione nell'attraversamento di un luogo, cioè da un luogo all'altro. Quindi io credo che se si può parlare di un nuovo equilibrio tecnobiologico, la situazione sarà molto differente rispetto al pensiero di Donna Haraway, che per quanto femminista e per quanto concentrato su quello che lei definisce l'otherness, cioè l'alterità, è sempre antropocentrico. Io penso che bisogna ripensare i media al di là dell'uomo. E dico solo un'altra, se mi permetti, proprio 30 secondi. Recentemente mi è capitato, per la gioia di mia moglie, che dice, ma tu che studi? Cioè, ogni volta studi qualcosa di diverso. Mi è capitato di ragionare sulla robotica degli sciami. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di questa disciplina. Tu sicuramente sì. La robotica degli sciami praticamente è una disciplina nell'ambito della robotica che parte dall'osservazione della natura, cioè dal lavoro degli sciami animali, in particolare delle api.
Ed è la cosa straordinaria è che mentre noi pensiamo alle intelligenze artificiali come qualcosa di straordinariamente evoluto a cui umani e animali devono adattarsi, in realtà è l'esatto contrario. Cioè la robotica degli sciami dimostra come il futuro dei robot si ispira al funzionamento degli sciami, perché gli sciami hanno delle capacità straordinarie come quelle per esempio di scalabilità. Gli sciami non lavorano sempre insieme, penso agli sciami di api, ma in realtà si potrebbero fare vari esempi di insetti, ma organizzano il lavoro in piccoli gruppi a seconda del compito da portare a termine. Possono riparare un compito sbagliato, possono per esempio aumentare o diminuire lo sciame a seconda dell'utilità che questa maggiore o minore grandezza ha, e quindi la robotica degli sciami si ispira totalmente al lavoro delle api, perché è più evoluto di quello dei robot. E faccio un ultimo esempio proprio per capire di cosa parliamo. Alcuni di questi robot, di questi sciami di robot, che sono piccoli robot, in realtà piccolissimi, veramente entrano nel palmo di una mano, per risparmiare energia i programmatori si sono ispirati proprio a un principio del volo delle api. Le api, quando ci sono delle correnti di vento, smettono di agitare, diciamo, le loro ali e si lasciano trascinare dalla corrente. Ed è esattamente lo stesso principio che i programmatori di questi sciami hanno adottato. Cioè, quando il robot si trova in mezzo a una corrente aerea, spegne tutti i dispositivi, si lascia tranne il sensore di posizionamento, si lascia trascinare e risparmia la batteria e anche il consumo di energia. È straordinario, no, se ci pensate. Sì, è interessantissimo. Questa è una visione, come dire, sviluppata recentemente anche degli studiosi media digitali, penso a Jussi Parikh, eccetera. E giusto una cosa prima di lasciare, sì, lasciamo magari qualche riflessione al pubblico? Sì. Se c'è qualche domanda, considerazione? Come prima, troppo. Ci provo io. Ciao Giulio. Buonasera. Allora, mi trovo tra amici, ma è facile parlare. Innanzitutto, quando si parla di musei della civiltà contadina, alcuni, molti, li considerano musei della schiavitù contadina, perché davvero sono degli esempi particolari, quelli che dell'attrezzistica, quindi la definizione giusta, secondo me, è proprio quello, museo della schiavitù contadina, anche perché sappiamo bene il lavoro che veniva fatto con le mani e tutto ciò che era dovuto al clima, alle temperature, alle stagioni, questo legame alle stagioni. Poi una cosa che mi piace, insomma, ricordare rispetto alla ruralità e alla mancanza di strade, di percorsi. Io immagino che questi percorsi debbano essere ripresi, anche se già lo sono, con Guardia San Tramonti, perché noi siamo consumatori di vino che loro producono da quelle parti, e quindi una strada più veloce ci consentirebbe di avere vini più facilmente dalle nostre parti. L'altra potrebbe essere... Che credo sia un'esigenza primaria. L'altra potrebbe essere quella con la cipolla dai Ross di Airola, che è diventato presidio Slow Food da poco, e quindi questo legame con le produzioni, anche il cibo, soprattutto il cibo è quello che ci può dare ancora di più unione e forza rispetto a questa ruralità. Anche perché noi che in qualche modo abbiamo deciso di restare da queste parti, in questi paesi, io mi considero un resistente più che un residente, perché per scelta o per tante ragioni siamo qui. Quindi anche rispettare e considerare tutta la esperienza di coloro che già vivono, che non sono più giovani ma che vivono nei posti in cui sono nati. Questo era... Anche perché si sta facendo buio e quindi siamo ansiosi di vedere il lavoro di Gio. Questa è... Sì, non so se Mario vuole fare giusto un commento finale, rapido, però io andrei su... Va bene? Bene. Ok, grazie Mario. Grazie a tutti. Io avrei altre cose da chiederti, però poi non va bene, poi un altro... Cioè, la discussione è veramente molto interessante. Ok, grazie ancora a Mario Tirino. Allora, siamo... Ecco qua. Allora, concedetemi anche un applauso al mitico Mario Servis, sempre presente con noi, risponde sempre all'appello. Allora, terza parte della sera, ci sarà anche una quarta parte culinaria,
quindi degusteremo una cosetta insieme, ok? Hai visto, Gio, ti piace sta cosa? Ah. Ok, allora, Liminari ha proposto in questi giorni un intervento sonoro nel territorio di Colle Sannita che ha coinvolto l'aspetto dell'ascolto. Il workshop ha avuto come obiettivo la produzione collettiva di un lavoro basato sul suono in interazione tra i partecipanti e il sound artist e ricercatore Joe Sannicandro. L'idea è stata quella di realizzare delle registrazioni d'ambiente durante una serie di passeggiate sonore guidate all'interno di luoghi naturali e nel centro storico di Colle. Al termine della fase di raccolta e rielaborazione dei materiali vi presentiamo dunque una sessione di ascolto collettiva in cui vengono presentati alla comunità una serie di narrazioni sonore focalizzate sui temi e i percorsi compiuti nel corso del progetto da partecipanti ed artista. Ok, Joe, se vuoi possiamo partire. Grazie Giovanni. Grazie Leandro e Linetto, Giorgio, Tony, Mara, Vincenzo e tutti i cittadini e cittadine di Colle. Allora, proverò di parlare in italiano, ma sono americano e quindi perdonami i miei errori. Non ho mai parlato al pubblico in italiano prima. Allora, questa foto è nel campanile vecchio a Palermo e lo scelgo perché mi piace molto questo tipo di mescolare tra tradizione e tecnologia. È molto importante per me per capire il passato e anche il futuro d'Italia, questo tipo di palinsesto. Chi sono io? Joseph Sannicandro, come Giuseppe, e la mamma di mio nonno paterna, è nata qua in Colle, e sua mamma anche, Pasqualina De Matteis, nata Lombardi. Tanti anni fa sono venute agli Stati Uniti, più di 100 anni fa, e quindi questi giorni è stata un'esperienza molto emotiva per me, e grazie anche. Sono un critico, scrittore, ricercatore, artista, e ho studiato storia e filosofia e in questi giorni insegno all'Università di Minnesota, ma vivo a Jojage, la città cosiddetta Montreal. Jojage è il nome nella lingua di Haudenosaunee, il popolo indigene di quella territoria. E insegno corsi del studio della cultura, di storia di comunicazione e dei media, ma soprattutto di sound studies, della cultura sonora. Ma perché cultura sonora? Mac Hoggard, un professore e artista ricercatore, disse che lo studio del suono è un'opportunità per essere svegli, per essere consapevoli del nostro corpo, della nostra incarnazione, della nostra situazione fisica, dell'ambiente e delle relazioni e posizioni contestuali. È qualcosa più di fare con le orecchie. No. Ho scritto un saggio per Leandro, per un libro cura di Leandro e Beatrice Ferrara, sì. E ho iniziato con questo ricordo della mia infanzia. Il suono
delle compagne del Tare, per me c'era un memoria molto importante di suono, perché ho adorato questo suono, ma ho erroneamente pensato che fosse divino, ma c'erano i chierichetti, ok. E questo per me era un momento di disincanto, ma ancora c'è una possibilità di incanto e un mescolare con suono. E anche c'è di più nel mondo di quello che possiamo vedere. E poi cosa sentite? Un'altra memoria viene del mio nonno, Alfonso Sanicandro, il figlio di Cole. E quando era vecchio, ha fatto molte registrazioni di cassette e ho queste cassette e ho fatto digitazione e ho fatto un lavoro come questo nastri. E per me è importante perché c'è qualcosa al di là della voce, cos'altro viene registrato nei nastri. E perdonami, ma questa presentazione è un po' didattico, ma c'è un semplice binario tradizionale tra udito e ascoltando, tra hearing and listening. E quando udito è una ricezione passiva e ascoltando è ricezione attiva, ma per me è importante, ma è troppo semplice. Lo storico dell'arte, Ernst Gombrich, disse che non c'è realtà senza interpretazione, proprio come lì non c'è occhio innocente, non c'è orecchio innocente. E i concetti, le credenze e le aspettative culturali influenzano l'esperienza percettiva umana. I nostri organi di senso non sono mezzi di percezione neutri o neutrale, ma sono modalità da tecniche e concetti culturali. Il ricercatore francese Michel Chion propone un modello più ampio, le tre modalità di ascoltando. Il primo, casuale, identificare le cause delle cose, unico contro generale, per esempio sento un cane, ma non c'è chi è questo cane, ma qualcos'altro senti suo cane, o un cane unico, no? Il secondo è interpretare un messaggio, un segnale, un codice, una lingua, una modalità semantica di capire qualcosa. E il terzo è più complesso e ridotto, tratti dal suono stesso. E questa idea viene del maestro di Michel Chion, Pierre Schaeffer, un grande compositore, ricercatore francese, il fondatore di Musique Concrète, o Musica Concreta, un stile di musica anche detto suono acusmatico, in cui riferito al suono che si sente senza individuarne la causa originaria. E Schaeffer ha quattro pratiche di ascolto e non so se hai fatto una traduzione molto esatta, ma in italiano la diversa tra ascoltare, udire, sentire e comprendere. Ha fatto una distinzione tra queste cose. E come più
più metodo di ascoltare, e più tecnica, più pratica di ascoltare. Suono può concreto, obiettivo. Un altro grande musicista americano, Pauline Oliveros, fa un modello più complesso ancora, suono più piano, più forte, un ritmo metrico, organico, eccetera, eccetera. E per Oliveros l'ascolto come un forma di meditazione, chiama deep listening, o ascolto profondo. E durante la pandemia ho pensato molto di mio rapporto con suono e di suoni, e mi ho chiesto in che modo la pandemia ha cambiato il mio rapporto con il suono, e anche voi. Siete diventato più sensibile a qualche suono particolare, e noi siamo chiesto di sì, e molte persone qui a Cole queste domande. Okay, non importa, ma solo di dico che c'è più di esseri umani che suonano. E c'è un'ipotesi di nicchia di Bernie Krause che dice tanti degli animali suonano i suoni, ma c'è un posto del senso per loro, si chiama ecologia bioacustica. È interessante per me perché specie diverse hanno diverse gamme di udito e anche visione, e un spectrum del senso. E il rumore che gli esseri umani creano è quasi interamente all'interno della gamma dell'udito umano. E ci sono molti rumori che non ci sentiamo, no? Ma anche questi suoni esistono e sono importanti anche. Ho fatto questa tipologia del suono dopo ho fatto registrazione qui di voci umane, attività umane, delle macchine, suoni naturali, animali, piante, acqua, il vento. Tutti i suoni ambiente, dello spazio e dell'architettura anche. Vi presento un piccolo lavoro che ho fatto oggi usando tutti i suoni che ho fatto registrato qui. Ritmi rurali. E c'è un lavoro molto provvisionale, no? Usualmente ho fatto un lavoro più piano, ma grazie per sentire. Thank you.
pallone forte, si sente quel suono. C'erano, si facevano le feste, grandi feste, pure qui si facevano delle feste. Adesso per, e da, purtroppo da che è venuta l'epidemia Covid-19 non si sono fatte feste. Poi speriamo che venga presto che faranno le feste. Poi sono tornato il 15 novembre del 1928. A quei tempi la festa del 15 novembre di Santa Maria della Libra non si sapeva ancora. È stata cominciata il 1939, il 15 novembre si è fatta una grande festa e cominciò questo miracolo che si pensa che sia della Madonna della Libra. Questo qua, come attività sportiva, 1982 l'Italia vinse il terzo campionato del mondo e allora a quei tempi facevano una grande festa, qui questa pietra era grande, come adesso facevano una grande festa con gli amici. Quindi sì, ci stanno rumori, però almeno per me non sono rumori che non riesco a sopportare. Quindi, ma magari sì, quando magari senti la natura e c'è qualcosa che ti disturba, diciamo, magari le macchine. Ci sono diversi suoni, dato che a me piace la natura, i suoni che mi sorprendono di più anche dove abito io è il cinguettio degli uccelli, che poi ci sono diverse tipologie di uccelli, io sono uno che va in bici e quindi come cambio zona ci sono degli uccelli diversi e dei suoni diversi e che mi danno quella sensazione di essere libero. E questa sensazione me la dà anche il suono del vento, perché noi abbiamo diversi tipi di vento, quanto tira la parola che viene da nord, è un'aria più fresca e fa un rumore diverso, e rispetto a quello dello scirocco che sembra più caldo, ma dici ma è sempre vento, però è un altro suono,
è un suono più morbido rispetto a quello più secco che quello della bora. Però questa sensazione mi dà quel senso di libertà. I rumori, anche il rumore di un muratore che sta lavorando nei pressi della mia abitazione vicino, mi dà quella sensazione che il paese è vivo e che le persone si danno da fare, e quindi è un suono che ti accompagna e che ti fa compagnia anche nella solitudine. E a volte è piacevole ascoltare questi rumori, anche non vedendo la persona, non vedendo l'animale che li produce, perché tu sei in compagnia e ogni suono ti provoca un'emozione diversa, come potrebbe essere un'emozione che è, diciamo, più irritante, quella di un colpo di martello duro, e a differenza di un falegname che taglia il legno, che è diverso. Però sono rumori, se si possono definire rumori, ma io li definirei suoni, che ti danno la gioia di essere al mondo e di sapere che ci sono altre persone che vivono e che stanno facendo un'attività e che comunque stanno producendo non solamente i fini, diciamo, di lucro, perché la maggior parte dei lavori si fanno per migliorare una cosa, si fanno anche in maniera artigianale, anche in economia, e non necessariamente per costruire un palazzo o per fare delle strade. E questi rumori di privati oppure di animali, l'altro rumore che mi accompagna sempre è l'abbaiare dei cani. Sentire l'abbaiare dei cani ti dà quella sensazione che un paese è vissuto. Dove non ci sono cani, io presumo che non ci sono persone belle, perché dove c'è il cane c'è una persona che ama gli animali e quindi è una persona che secondo me è di indole più buona, perché tutti coloro i quali si riescono a dare affetto a un animale che poi te lo ricambia in maniera sproporzionata rispetto, però hanno questa indole che sono predisposti ad assistere e a volere bene senza avere nulla in cambio, anche se gli animali ti ridanno molto più affetto di un essere umano. Quindi in linea generale sono queste le cose che mi colpiscono. E poi ci sono i rumori che produciamo noi, quando senti fischiare, senti cantare, e quello proprio è un sintomo che una persona è felice e che sta bene, perché noi quando siamo felici fischiettiamo se siamo in grado di fischiare, altrimenti a me piace cantare, quindi ti viene in mente un ritornello di una canzone e che mi porta gioia e mi provoca gioia. I rumori fanno parte della nostra quotidianità, viva Dio che ci sono, e spero che ci siano sempre più rumori, ma non i rumori di una città, perché a noi sono rumori sporadici. Non è il rumore del traffico, non è il rumore del clacson, che quello è irritante e che ti dà quella sensazione che diventa invivibile. Noi abbiamo il privilegio di vivere in una zona, come anche gli altri paesi limitrofi, dove la qualità di vita è altissima, e vorrei che questa cosa qua fosse, diventasse uno stato di fatto, le persone prendessero coscienza della qualità di vita che noi abbiamo. E quindi i nostri rumori sono diversi da quelli che produce una città e che produce una metropoli. Sicuramente avranno altri vantaggi, ma io penso che la qualità della vita è improponibile rispetto a quella di una grossa città, rispetto ai piccoli cittadini. E poi si impastava prima, la pasta era tutta uniforme, liscia, poi si metteva a crescere sotto le coperte, o del letto naturalmente, coperte fatte apposta per il bambino. Poi si spezzava e si facevano quelle pannocchie alla grandezza desiderata, chi più piccole, chi più grande. Ci stavano dei clienti che facevano delle pannocchie. Thank you.
zappaglioso. Allora, grazie a Gio. In questi giorni ti abbiamo accompagnato un po' per Colle, ok? Io sono particolarmente contento perché insieme a me hanno collaborato dei giovani di Colle. Questa sera ne vedo tre in particolare: Vincenzo Pezzuto, Alice Martuccio e Rosetti Sofia, a cui va un applauso. Manca qualche altro giovane, però loro sono stati particolarmente presenti, Vincenzo soprattutto ha scortato Gio per Colle. E questa è stata una cosa molto molto carina, bella. Diciamo una serata diversa, una visione diversa di Colle Sannita. Avete riconosciuto sicuramente le voci degli interpreti, peraltro io che l'ho accompagnato ricordi particolari momenti, diciamo, delle registrazioni. Adesso do la parola a Linetto perché lui ha preparato un piccolo regalo da dare a Gio. Vieni Linetto, vieni, vieni. Così ci spieghi pure che cos'è. Prego. Cerca genealogica della tua famiglia.
Questa è la ricerca ufficiale che ha fatto l'Inetto, che ha curato, si è arrivato fino al 890. 88. Siamo al buio, no, ma così non ci assalgono gli insetti, che stasera è uno spettacolo. Poi c'è un particolare che è raccontato pure nel libro del professore Mascia. C'era un certo... Ma ci vuole il segnale. C'era un certo Cicco Cordello, che era un brigante. Ah. È raccontato nel libro pure di cosa. Perché il cognome della famiglia era Francesco Saverio De Matteis, si chiamava, detto Cicco Cordello, e il soprannome della famiglia De Matteis era Cardella. Quindi vieni di Cardella, vedi? E questo. Ok, grazie Linetto. Adesso invece invito anche Igor Mascia, a nome dell'amministrazione. Abbiamo detto prima, il sindaco doveva essere presente, purtroppo. C'ha una cosa da dirti, Joe. Ecco qua. Okay. Prego, Igor. Buonasera a tutti. Innanzitutto ti porto i saluti del sindaco Michele Iapolsuto, che, come già detto il presidente, non è qui per causa Covid. Volevamo invitarti come amministrazione comunale ad essere presente l'anno prossimo, nella prima settimana di agosto, in occasione della festa dei Collesi nel Mondo, perché di comune accordo con il sindaco abbiamo deciso di volerti conferire la cittadinanza onoraria. E così abbiamo, è la scusa per tornare, ok? Comunque, al di là di tutto, è stato piacevole passare dei giorni con te, trascorrere, era diventato di colle, per strada lo chiamavano, lo salutavano, Joe. Vedi, fatti vedere la tua bellezza intera, così. A mezzo busto, un busto intero. Grazie. Ok, peraltro ti sei sforzato di parlare in italiano tutti questi giorni, è un po' anche di collese, è vero? Sì. Come si dice il pane? No, non so. Ropane. Okay. Adesso ci mangiamo ropane. Si dice formaggio. Corro formaggio. Hai capito? E un bicchiere di vino. Infatti. Vabbè, grazie a tutti e adesso veramente degusteremo una cosa tutti insieme. Grazie della vostra pazienza. Grazie.